Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Siamo in compagnia oggi di Claudia Quagliarella. Ciao a tutti. Che ci aiuterà in questo brano, per me è difficile, per la pronuncia, che è un brano... Di Gaia Scega. Sì, che è in portoghese. Sì. Siccome lì è madrelingua. Certo. Però secondo me... Ci ho provato, si dai. Va bene, dopo la sigla. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone si compone di 5 accordi che sono Fa maggiore, quindi questo dove ci sono i due tasti neri è il Do, Re, Mi, Fa. Fa la Do, forma il Fa maggiore. Poi avremo il La minore, andiamo ancora avanti, La, Do, Mi, La minore. Poi facciamo un passo indietro, abbiamo il Sol maggiore, Sol, Si, Re. E poi avremo ancora Re minore, quindi questo è Re, Fa, La. Ed il Do maggiore, proprio Do, Mi, Sol, che è un accordo di passaggio. Cioè tutti gli accordi fanno quattro movimenti, quindi durano per quattro movimenti, mentre per quanto riguarda il Re minore e il Do sarà 3 per il Re minore e 1 per il Do, è un passaggio. Ora vi facciamo sentire come fa. Ok, bene. Quindi come abbiamo visto, su questo ultimo passaggio il Fa è durato un po' di più. Io l'ho dimezzato, ho fatto sempre 4 battute lente. E poi parte il ritornello che ha sempre gli stessi accordi. E fa così. Scega, scega na. E poi si va a una parte che è, diciamo, lo special. La canzone poi ripete sempre strofa ritornello in modo uguale fino ad arrivare allo special, che ha gli stessi accordi, che però durano 2 battute, 2 movimenti per ogni accordo, e si invertono un po', però gli accordi sono sempre gli stessi. Vi facciamo ascoltare come fa. Se aspettativa, saturação da vida. 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 Chega, chega nas estradas. Ok, e quindi poi, come abbiamo visto, dopo questo special riprende il ritornello e poi gli accordi saranno sempre gli stessi fino alla fine. Bene, come abbiamo visto, anche questa era una canzone abbastanza semplice da suonare al pianoforte. Io ringrazio Claudia. Grazie a te. Per averci dato una mano con questa canzone. E vi lascio, come sempre, in descrizione un link su dove trovare il testo con gli accordi. Poi altri 2 link per imparare proprio gli accordi al pianoforte. Ed in più la diteggiatura per entrambe le mani. Se volete suonare utilizzando anche la mano sinistra, se vi volete accompagnare anche utilizzando la mano sinistra, c'è anche un link in descrizione, quindi potete guardare una puntata che riguarda proprio quello. Grazie a tutti, ciao, ciao, alla prossima.